Secondo me bisogna ripartire per mettersi in gioco dal non avere paura. Ho l'impressione che dopo quello che è successo e sta anche continuando a succedere, siamo tutti un po' paralizzati da questo senso di paura che ci impedisce di trovare soluzioni, fare comunità e cercare di cambiare le cose. Ecco, secondo me dobbiamo fare questo saltino e cercare di metterci insieme, perché le battaglie che abbiamo davanti secondo me non possono essere affrontate dal singolo. Bisogna assolutamente fare comunità e combattere tutti quanti insieme, anche perché insieme la paura si vince più facilmente. Quello che noi possiamo fare sicuramente è offrire un altro punto di vista, quello delle donne che non vengono quasi mai rappresentate, soprattutto in un linguaggio nuovo come quello della stand-up comedy. Offriamo nuovi punti di vista e l'ironia può rendere accettabile ciò che accettabile non è. Offriamo spunti, provocazioni, offriamo anche proponiamo delle soluzioni. Siamo tante voci molto diverse tra di noi e questo crediamo che sia il nostro punto di forza. Se si deve ripartire da qualche parte, si deve ripartire dai più giovani, diciamo. Sono i ragazzi e le ragazze che secondo me stanno dimostrando, almeno per quello che io riesco a vedere, una forza, una desiderio anche di cambiamento, e non mi riferisco soltanto ai Fridays for Future, che sono molto importanti, ma anche più in generale. Ieri c'è stata una manifestazione per i diritti riproduttivi. Per me le donne non devono ripartire perché sono partite molto tempo fa, ma devono continuare a marciare, ad andare, a camminare, non si devono arrendere, devono proprio continuare a fare il loro gioco e la loro lotta. Quello che crediamo è che la cultura possa cambiare profondamente il tessuto sociale, che un vero cambiamento sia proprio quello lì, culturale. Quindi il nostro motto è un po' anche il voler cambiare clima sociale, culturale e anche ambientale. Fate il vostro gioco non è soltanto un invito, ma come dire, è una grande assunzione di responsabilità che ogni cittadino in questo momento dovrebbe vivere. C'è la crisi economica che stiamo vivendo, che ha un impatto drammatico sulle famiglie, e la questione dei diritti. Sembrerebbero due cose completamente slegate l'una dall'altra, in realtà non è così. Spesso la crisi economica si accompagna anche a una mancanza di opportunità e quindi a una fragilità. E su questo noi dobbiamo vigilare in modo assolutamente puntuale e attento. Le battaglie che secondo me in questo momento sono più impellenti sono sicuramente quello della pace, cercare delle vie per ritrovare un equilibrio anche internazionale. Il clima è un'altra battaglia fondamentale nella quale si vince solo tutti insieme, e i diritti anche secondo me sono un altro punto fondamentale. Questo è vero secondo me soprattutto in Italia in questo momento. Siamo in una fase di regressione sui diritti o tentativo di tornare indietro. Dobbiamo assolutamente tenere il punto e anzi rilanciare. Se si può ripartire, forse dobbiamo ripartire da qua.